Questi miei amici di Santina siamo in questo campo profughi dall'ISIS e questa è una famiglia cristiana. Abbiamo qui il papà che si chiama Salwan, abbiamo la mamma che si chiama Fadia, abbiamo Siranosh e abbiamo Cristina. Le due bambine sono due gemelline e vivono in questo container con la sorella e il fratello. Tutti hanno una storia terribile dovuta all'ISIS. Questo uomo che vi sto facendo vedere, poverino, proprio perché era cristiano, è stato osteggiato dall'ISIS che lo ha cercato di uccidere. Stava recandosi al lavoro la mattina e hanno fermato il suo pick-up e hanno cominciato a sparare. Guardate qui, vieni a farvi vedere bene, questo è un segno di uno sparo che lui ha ricevuto e poi qui nell'altro segno. Quest'uomo anche lui ha avuto un problema e vogliamo quindi ricordare che poi fuggono nella piana di Ninive, di nuovo l'ISIS nel 2014, nell'agosto 2014 li fa fuggire. Ora vivono qui in questo piccolo container, le due bambine le abbiamo prese in adozione a distanza e vogliamo chiedervi qui dall'Iraq, dal Kurdistan iracheno, dove ci sono i rifugiati che Daesh ha fatto scappare da Mosul e dalla piana di Ninive, di starci vicino e di aiutarci. Io questa notte dormirò qui e voglio condividere con loro tutta la vita, mangiare, dormire, provare quello che prova un profugo qui per il nome di Gesù. Ricordo, queste persone sono state sparate qua e qua, soprattutto questa piaga che è molto profonda. Pensate che ha ricevuto questo colpo e questo per il fatto di essere cristiano. Queste due meravigliose bambine che vogliamo adottare, vi chiedo, voi sareste capaci di farvi sparare due colpi così per il nome di Gesù? Grazie di averci seguito, un saluto a tutti dall'Iraq. Ciao!